La visione di questo programma è consigliata ad un pubblico idiota. Gaspare. Buongiorno a tutti, 25 aprile 2016, non so cosa Gaspare sta facendo dietro alle mie spalle, ma so una cosa è certa, tra poco se ne va. Quanti meditatori servono per creare cambiamenti misurabili nella società? Misurabili scientificamente, nei termini visti prima per gli esperimenti di Washington DC e della guerra tra Libano e Israele. La sua formula dice che il numero di meditatori deve essere maggiore o uguale alla radice quadrata della popolazione divisa prima per 100. Per esempio, per avere effetti misurabili in Italia, che ha una popolazione di poco meno di 61 milioni di persone, basterebbero 782 meditatori. 782 persone che meditano basterebbero a creare effetti positivi e misurabili in Italia. Ora è interessante invertire l'equazione, ovvero quanta popolazione è beneficiata da un gruppo che medita. Quando io medito, quante persone beneficiano dell'energia di amore che muovo? E se siamo in due? E se siamo in tre? L'equazione ci dice che la popolazione beneficiata è 100 volte il quadrato del numero dei meditatori, ovvero popolazione pari 100 per numero meditatori per numero meditatori. La mia meditazione crea effetti positivi e misurabili per 100 persone, ma se siamo in due per 400 e se siamo in tre 900. Ora la domanda più interessante è: quanti meditatori servono per creare cambiamenti misurabili nella società, scala mondiale? Servono 8500 persone. Dove li troviamo? Hanno tagliato tutto quello che c'è davanti a casa nostra. Gaspare, ti ricordo che quello era per me? Era. Senza lo skateboard non mi muovo. No. Tornerà. Tempo è così cosa. Non fa tanto freddo, ma non c'è nemmeno quel caldo. Posso averlo? La ripresa. Senza skateboard non mi muovo. Ho fatto l'aspirapolvere dietro il letto. C'era più polvere lì che in tutta la casa. Uno schifo. Abbiamo imparato a fare i versi degli animali. Questo è un cane ferito. Posso avere lo skateboard? Ma cazzo, siamo scesi? Hai detto sì, calogero, lo puoi avere. Sedersi per terra non è normale. Ma cos'è normale? Dimmi, c'è una definizione di normale? Ogni persona percepisce il normale in un altro modo. Non esiste il normale. Ho lo skateboard. Sono cattivo. Sono un pescatore. Devo pescare tunni freschi. Tunni freschi? Sai che stanno per estinguersi? Oh no. Piacere, Luigi delle bicocche. Sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche.